Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico, veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella raga, Coorgasmic, sono qui con uno degli ultimi peso tentativi per aprire qualche pacchetto, perché ci sono i pacchetti speciali, quelli da 50.000 crediti se non erro. Allora, qui abbiamo quelli da 15, mentre nei promo dovremmo avere anche infatti i pacchetti da 50.000 crediti che contengono 12 giocatori tutti oro e rari, quindi più possibilità, ovviamente costano un macello, però hai più possibilità di trovare buoni giocatori. Ovviamente gli altri hanno più possibilità di trovare buoni giocatori, io penso di no. Sono quelli riguardanti, penso, il campionato cinese, che dovrebbe essere l'anno della capra quest'anno. Terminerà fra 22 ore, quindi io direi di non perderci in chiacchiere, andare subito a aprire pacchetti. Anzi, prima andiamo a vedere un attimo quella che è eccolo qui, la squadra della settimana, perché abbiamo un team of the, non, sì, the season, un team of the week davvero pauroso, con tanti ottimi giocatori, tra cui spicca ovviamente Messi, Sif, però ci sono comunque tanti altri giocatori che non mi dispiacerebbe trovare in un pacchetto. Quindi andiamo subito a spacchettare. Come sempre, raga, io vi invito a lasciare un bel like all'inizio del video, vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace. Ovviamente, se troveremo qualcosa di grosso, voglio arrivare a infiniti like. Comunque, andiamo subito col primo pacchetto, andiamo subito a sprecare 50.000 crediti e vediamo se riusciamo a trovare uno un po' più sopra i 75. Primo pacchetto troviamo ovviamente Farfan, un giocatore che non vale una sega. Adebayor, Farfan, questo, quest'altro, Angra, ovviamente Ferreira, Carrasco, Up. Ovviamente il primo pacchetto è andato di merda, cioè in pratica, se andiamo ad analizzare, con 50.000 crediti io ho trovato forse 10.000 crediti di giocatori, quindi per farvi capire. Comunque vabbè, è il primo pacchetto, ce ne sono altri 3, altri, sì, altri 2. Quindi andiamo ad aprire sperando che la capra ci porti bene, anche se non mi sembra possibile, forse è una capra, non lo so. Comunque, altri 50.000 crediti, io spero che usciranno i pacchetti da, porca puttana, però è up se non sbaglio, spero che usciranno i pacchetti da 100.000, perché sono fighi, sono i più divertenti secondo me da aprire. Ovviamente anche qui non troviamo un cavolo, se non sbaglio Ruffier è up, forse è up, non lo so, forse sì, però in ogni caso noi facciamo sempre schifo, cioè io faccio sempre schifo, schifo. Andiamo con l'ultimo pacchetto, sembra andare davvero molto male, lasciamo giù il joystick, magari il controller, magari. C'ho paura ad aprire perché mi sta sul cazzo spendere tutti sti crediti per non trovare mai niente, anche perché poi i video diventano brutti. Terzo e ultimo pacchetto, raga, lasciate un bel like, preghiamo Gesù Cristicic e troviamo Snyder. Ma che è? Turan, Iborra, Moya. Moya upgrade se non erro, Brahimi upgrade, Shaqiri buono, Emenike, Varane, Hazard. Come sempre raga, deludente, molto molto deludente. I pacchetti non sono per me. Lo abbiamo capito nel corso della storia di FIFA che i pacchetti non sono per me. Andiamo ad aprire un paio di pacchetti, questi qui ignoranti. Tanto peggio di così raga, non può andare. Vediamo chi troviamo in questo pacchetto. Fatemi comunque raga sapere, qui trovo un 83. Fatemi comunque sapere se avete, cosa avete trovato voi, se avete aperto pacchetti e se siete stati abbastanza fortunati. Qui troviamo più 1000 crediti, vabbè, piani, non so neanche quanto vale, mettiamolo in lista trasferimenti. E andiamo con l'ultimo pacchetto, che ovviamente dentro conterrà Messi, Sif, ne sono quasi sicuro. Quindi preghiamo, incrociamo le dita, infatti troviamo Messi, esattamente Messi, Paco Alcacer non ci interessa, logo dei Kaiser Chiefs che spacca, però troviamo sempre merda ragazzi. Ah, Gargano upgrade. Ragazzi, non so cosa dire, qui va sempre male, quindi niente. Fatemi sapere voi nei commenti se avete trovato qualcosa di quantomeno decente rispetto a quello che ho trovato io, che fa sempre schifo, cioè. Vedo che molti nei commenti mi scrivono che trovano davvero ottime cose,
forse sono io l'unico sfigato del gioco, non so, fatemi sapere se anche voi siete un po' sfigati come me, almeno mi metto il cuore in pace. Ragazzi, lasciate un bel pollice in su, se questo video raggiunge i 300 penso che farò uscire il nuovo episodio dell'Hazard Road to Chelsea. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!